Beh, diciamo che ho sempre detto che i porti si possono chiudere solo in presenza di gravi emergenze di ordine pubblico, perché questo recita la legge. E quindi mi sembra che anche quando abbiamo avuto flussi ben maggiori, pensate che in 2 giorni arrivarono più di 12.000 persone, e quindi giustamente il Ministro dell'Interno era molto preoccupato per la tenuta, per l'accoglienza e così via, ho detto che ci saremmo organizzati e che non valeva la pena di chiudere i porti, è una misura che si può fare solo in condizioni eccezionali, altrimenti si viola la legge. Del Rio, in realtà possiamo dire che la politica è stata colta impreparata rispetto al mutamento epocale che ha coinciso con l'ondata migratoria, che tra l'altro non è che la prima ondata di un fenomeno che certo non è emergenziale, in realtà sarà continuativo per i prossimi anni. Non siamo stati dotati, se pensiamo, lei era già al governo nel primo governo della scorsa legislatura con un altro ruolo, se non ricordo male, ma se pensiamo a quello che era il cuore oltre l'ostacolo costituito da Mare Nostrum, no? O al fatto di non pensare che poi il problema ci avrebbe in parte soverchiato, possiamo dire, no? Che ci sia stata sottovalutazione delle criticità che si portava dietro la questione. Ma sicuramente l'Italia in particolare è un paese che ha poca esperienza di immigrazione, a differenza di Francia, di Germania, di altri paesi che sono più abituati a fronteggiare il tema. Ma soprattutto il tema che bisogna dire con molta chiarezza a tutti gli italiani è che questa crisi è una crisi dovuta a una guerra che c'è stata in Libia, una guerra che c'è stata e c'è in Siria, all'instabilità politica di quello che accade dall'altra parte del Mediterraneo. Per questo chi propone di dire chiudiamoci in casa nostra, che tanto le cose che avvengono fuori non ci riguardano, sta commettendo un grave errore. L'unico modo per governare l'immigrazione è quello di avere dei flussi prestabiliti, con degli ingressi programmati per le esigenze delle industrie, per le esigenze di lavoro, di avere dei contatti seri con i paesi da cui provengono queste persone e di fare cooperazione internazionale, nel senso di permettere a queste persone di fare la loro vita nel loro paese, che è poi quello che loro vogliono. È stata invece narrata una cosa che non esiste al mondo, cioè è stato narrato che questi vengono a fare una gita, che ci sono i taxi del mare, che c'è, come dire, la volontà di venire qui per godersela allegramente sul nostro territorio. Cioè è stato fatto dell'immigrazione un racconto fumettistico, banale, e ha scatenato anche una serie infinita di politici in tutta Europa che pensano di fare i bulli. Cioè il bullismo vuol dire prendersela con chi è più debole, con chi non si può difendere. E quindi c'è questo bullismo culturale e istituzionale che dice sostanzialmente adesso ci pensiamo noi a mettere ordine, quando invece l'unico modo per mettere ordine è quello che si è cercato di fare anche nella dialettica, quello che abbiamo cercato di fare noi da 180.000 sbarchi in questi primi mesi, in questi primi 5 mesi siamo arrivati a poco più di 13.000, 14.000, quindi si può lavorare per ridurre questa pressione migratoria, ma si può lavorare facendo le cose serie, non facendo gli annunci o facendo le dirette Facebook. Questo è un altro film, è un film che non serve a nessuno. Anche in questa occasione ci siamo fatti semplicemente compatire, se mi permette il termine, non capire, ma compatire, nel senso che gli spagnoli hanno detto, vabbè, ma se tutta questa tragedia per una nave di 600 persone, chissà quale pericolo gravissimo ci sia, quale misura ci sarebbe dovuta essere di chiusura dei porti per 600 persone. Se si vuole governare, ripeto, questo flusso, e bisogna governarlo, e bisogna fare la guerra agli scafisti, bisogna fare la guerra agli scafisti, ma non alle navi che viaggiano nel mare con dei disperati sopra. C'è una bella differenza, c'è una bella differenza. E non è questo il tema da fare, cioè non è prendersela con i più deboli, il problema è prendersela con i paesi che non hanno preso i migranti come erano d'accordo e come hanno sottoscritto di fare, a partire dalla cara amica Ungheria, del caro amico di Salvini, cioè Orban, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il tema è molto serio, affrontato così rischia di diventare una bomba sociale. E si soffia sul fuoco pensando che ci sia chissà quale invasione, Non le ma fa paura essere invece la realtà è controvento? che governando il fenomeno Cioè in questo no, momento non mi fa maggioritariamente paura, l'opinione io pubblica penso sta che dalla parte esista di il diritto, Salvini. guardi,
No, direttore, nell'ordine a me interessa che le persone vengano richiamate col loro nome, cioè persone. Persone. E quindi a me dispiace molto che quando c'è un attentato a Macerata non si dicano i nomi delle persone che sono state ferite. Mi spiego, non sto parlando di lei in particolare, in generale. C'è l'oblio sui diritti delle persone. Quindi c'è un diritto internazionale, umanitario, e poi ci sono i diritti del mare, i diritti internazionali del mare e anche il diritto della navigazione italiana. Se chiudono i porti, violando la legge, avranno i miei ricorsi, perché deve esserci la dimostrazione che c'è un grave pericolo di ordine pubblico. Stanno dicendo bugie agli italiani dicendo che c'è un grave pericolo di ordine pubblico per 600 persone, perché non è così. Piuttosto lavoriamo, come abbiamo fatto in questi anni, e abbiamo avuto anche la solidarietà, anche se non si è tradotta poi fisicamente, la Merkel, Hollande, a suo tempo i precedenti governanti francesi, insomma, hanno sempre, Macron attualmente, hanno capito che l'Italia non può essere lasciata sola, ma chi sta bloccando la ripartizione dei rifugiati non sono la Germania e la Francia, sono gli altri paesi dell'Europa, quelli che dicono padroni a casa nostra. Quindi il problema che noi abbiamo oggi in Italia è provocato da quelli che fanno le politiche come Salvini. E questo è il punto, se vogliamo dire la verità. E c'è una domanda di Fiorenza Stanzanini per sì. Graziano Del Rio. No, ha ragione il Ministro quando dice governare i flussi, questa è la cosa fondamentale. E così come è fondamentale avere degli accordi, quindi con la Libia, con la Tunisia. E quindi io appunto proprio questo volevo chiedere, perché voi avete avuto sicuramente la capacità di stringere degli accordi reali con la Libia e anche con la Tunisia. Ci sono stati dei paesi che invece non hanno collaborato. Che cosa secondo lei si dovrebbe fare? Perché è evidente che quando Salvini dice riportiamo 400.000 rimpatri, dice una cosa che non è fattibile. La Tunisia, che è il paese che con noi collabora, se ne prende 80 a settimana. Quindi dov'è che bisogna, secondo lei, andare a lavorare per creare questo, diciamo, circuito virtuoso? Ma guardi, intanto mi permetta di fare questa osservazione. Lei ha detto è evidente che Salvini non è credibile quando parla dei rimpatri. Allora, se non è credibile, cominciamo a far credere agli italiani che non è la verità. Intanto diciamo la verità agli italiani. Non è credibile quello che stanno dicendo. E lei ha ragione, è esattamente con gli accordi con i paesi africani che noi possiamo realmente governare questo fenomeno, cioè facendo l'Italia. L'Italia ha dialogato con la Russia in questi anni, l'ha fatto dentro un contesto di alleanze internazionali però ben stabilite, cioè ha fatto aperture ma nello stesso tempo ha tenuto fede alle sue alleanze. Si può lavorare con i paesi dell'Africa, con l'Egitto, con appunto la Tunisia, l'Algeria, con tutti i paesi dell'Africa, facendo accordi. No, appunto, dico bene, si può lavorare attraverso la diplomazia, si chiama diplomazia, è quello che ha costruito la pace in Europa, la diplomazia, ma il dialogo. Ma se è diplomazia, perché l'ha fatta il Ministro dell'Interno nel vostro ultimo governo? Più che diplomazia è sembrato un accordo che purtroppo aveva degli aspetti, ieri lo ha denunciato per ultima volta, l'aveva già denunciato Gino Strada. In realtà i libici si sono messi d'accordo con noi e hanno tenuto, abbiamo qui Carlotta Sami che lo sa benissimo, hanno tenuto migliaia e migliaia di persone con i mezzi più pesanti possibili che si possono usare di coercizione e di isolamento. E forse questi sono accordi che allontanano il problema, ma ci rendono anche corresponsabili di qualcos'altro. So che lei è sensibile su questo argomento. Bisogna continuare a lavorare con bisogna continuare a lavorare con l'UNHCR, con l'OIM, perché ci sia controllo nei centri in cui vengono riaccolte queste persone. Bisogna continuare a lavorare con la Guardia Costiera Libica, come abbiamo fatto, per addestrarli perché facciano le cose fatte bene, come fa la Guardia Costiera Italiana, che è l'orgoglio dell'Italia in tutto il mondo, in tutto il mondo. E l'orgoglio dell'Italia è diventata esempio di umanità in tutto il mondo. E adesso non bisogna
che questa immagine di un paese civile, di un paese che ha fatto del Mediterraneo non un cimitero, ma cerca di conservare al Mediterraneo la sua vocazione di un mare di pace e di cultura, bisogna che questo patrimonio non vada disperso perché uno vuol fare il bullo e guadagnare un punto in più nei sondaggi. E bisogna che il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro degli Esteri facciano il loro lavoro. Io sono sicuro che lo faranno, le dico la verità, li vedo meno impegnati a fare propaganda e più attenti a fare politica, spero. Lo spero per il mio paese. Io non tifo perché falliscano gli accordi con gli altri paesi, perché questa è l'unica strada che abbiamo davanti. Così come la solidarietà dei grandi paesi europei, Spagna, Francia, Germania e tutti i grandi paesi europei, questa è l'unica strada che abbiamo, perché non possiamo contare sull'Ungheria e sulla Polonia, che sono contro di noi in questa politica, contro di noi, non a nostro favore. Quindi è chiaro che questa è la politica, è l'arte della politica, che forse non ti dà notorietà come ti può dare la frase, appunto, ho fatto vedere i muscoli, ma hai fatto vedere i muscoli un bel fico secco, perché non hai fatto vedere niente, hai fatto delle chiacchiere, punta a capo, e quindi per non lasciare 600 persone in balia del mare, un altro governo, guarda caso un governo non amico della destra, dice vabbè, ma scusate, ma ci sono delle persone, ma li vogliamo lasciare lì al freddo e alla fame? Non ho capito. E quindi ci siamo semplicemente fatti compatire, non comprendere. Grazie Graziano Del Rio, grazie ancora, scusi l'incursione in casa sua, abbiamo grazie sentito a voi, buonasera. Una voce importante e autorevole dell'opposizione.